Attenzione, diamo inizio alla benedizione delle palme, qui seguirà la Santa Messa. Preghiamo di fare silenzio. Quando il sacerdote benedirà le palme, scenderà anche in mezzo a voi, per cui chiediamo di lasciare un piccolo corridoio al centro. Quando scenderà il sacerdote, così potrà benedire a destra e a sinistra. Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa. Non è un impresso di trionfalismo, ma è l'entrare di Gesù nella sua passione di amore per noi. Accompagniamo Gesù sulla strada dolorosa della passione. Egli si dona a noi in totale annientamento, facendosi obbediente fino alla morte, per fare la volontà del Padre. Scegliamo come Lui di abbandonare la strada della mondanità e del successo effimero. Percorriamo la strada dell'umiltà, imparando da Lui ad uscire da noi stessi ed abbracciare la logica della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore sia sempre con tutti voi. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia
figlia di Sion. Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da sova. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: Chi è costui? E la folla rispondeva: Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Adesso il sacerdote passerà in mezzo a noi, benedicendo con l'acqua santa. Accompagniamo con la preghiera questo gesto, evitiamo la dissipazione del silenzio, ci accompagni. Come ci ha ricordato l'introduzione che abbiamo ascoltato, questo gesto di oggi ci introduce alla passione di Gesù. Subito dopo la Santa Messa inizierà nella Chiesa. Con la benedizione delle palme faremo una piccola processione, entreremo in Chiesa e ricordiamo a tutti che questo gesto è inutile se non ci porta Gesù. Se siamo venuti soltanto per la benedizione e basta, è un gesto incompleto. Dobbiamo anche incontrare il Signore Gesù. Chiediamo silenzio, grazie. Facciamo passare il sacerdote. Non si rompe il silenzio, attendiamo che la liturgia si accompagni alla celebrazione.
siamo fratelli carissimi nel folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore e abbiamoci in pace.